嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 Bentrovati da Salvatore, benvenuti a RIC, Ricerca, Innovazione e Creatività, lo spazio di investimenti e Basilea che si occupa appunto di quelle che sono eh, le valorizzazioni del territorio nella ricerca, l'innovazione e la creatività. Oggi siamo in compagnia del de, signor Nino Barile della Barile Flower Service. Signor Nino, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'opportunità, grazie. Oh, eh, già dal eh, nome della società eh, Barile Flower Service... Eh, Abbiamo compreso che eh, ci occuperemo di eh, Fiori, eh, ma Fiori in maniera particolare perché proprio questa, eh, abbiamo invitato proprio il signor Barile per parlare di questa eh, società, anche perché l'anno scorso eh, la società ha ricevuto un premio, il premio che Italia di Unicredit soprattutto per la internazionalizzazione. Beh, eh, l'internazionalizzazione è uno dei cavalli di battaglia della nostra economia per poter fare i numeri. Questo tipo di attività? L'attività abbiamo iniziato facendo da rappresentanti per alcune aziende di produzione di giovani piante e poi abbiamo notato che la produzione in Italia non era molto possibile per i costi di produzione e abbiamo inventato questo nuovo sistema di business nel fiore reciso. Oh, e, e, può spiegare ai telespettatori di eh, RIC? Eh, Cos'è questo fiore reciso e che cosa si intende poi per questo business? Fiore reciso? Una rosa, ah. un'orchidea, semplicemente un fiore, è fiore reciso tecnicamente. E le produzioni che oggi troviamo un po' dall'Africa, Sud America, in tutto il mondo. Oh, eh, partiamo da una particolarità, eh, questa è una trasmissione dedicata alla ricerca, all'innovazione e alla creatività. Partiamo da un dettaglio, Vorrei, vorrei chiedo alla regia di mostrare eh, questa slide che ci ha fornito il eh, signor eh, Barile. Eh, ce la può spiegare un po'? Semplice, quando abbiamo avuto questa idea di, del commercio del fiore reciso, ehm, il problema più grande è la logistica, il packaging. Quello che noi mostriamo è il lato sinistro, authors, gli imballi che normalmente vengono usati nel mondo del fiore reciso, a destra è il nostro sistema, infatti abbiamo brevettato l'imballo. Oh, quindi in pratica, questa torniamo un attimo in studio. quindi in pratica è tutto iniziato dall'analisi di un aspetto, cioè forse come ottimizzare il trasporto. <coughs> sì, la logistica è fondamentale nel, in tutto ciò che è deperibile. Senza la logistica non si può trasportare e, e trasportare bene. Quello che noi stiamo guardando adesso è il modo di, di trasportare il prodotto, perché non dimentichiamo che è un prodotto deperibile, il fiore. E quindi forse avete anche i tempi risicati. Eh, come può magari un'azienda come la vostra eh, battere la concorrenza? Perché noi abbiamo visto qui queste due diapositive, eh, un, un concorrente e poi invece la barile. Eh, qual è il punto di forza? Semplice. La logica del just in time. Facciamo in modo che il prodotto sia disponibile nello stesso momento che arriva negli aeroporti. Ancora meglio, noi sincronizziamo trasporti con, da tutto il mondo su Amsterdam e dal lab di Amsterdam consegniamo direttamente a tutti i nostri clienti in Europa. Oh, eh, torniamo in studio e facciamo una considerazione. Lei ha parlato, eh, suo barile, di Amsterdam, eh, ma è ancora così importante concentrare tutto su Amsterdam? Oppure è possibile, magari, realizzare questo stesso tipo di lavoro, non so, a Malpensa o a Fiumicino? Purtroppo sì, eh, ho provato anni fa ad avere il nostro hub a Roma, eh, ho avuto incontri con responsabili di Alitalia e anche con Malpensa, ma è stato molto difficile, ho dovuto spostare tutta la nostra logistica in Olanda ed Amsterdam. Oh, quindi, qui noi vediamo un po' i paesi produttori. Che cosa c'entrano praticamente i paesi produttori con l'Olanda? L'Olanda è il primo hub al mondo per la ricezione di fiori eh, recisi. Ha strutture capaci di ricevere tonnellate e tonnellate di merce giornaliere. È nello stesso mondo il momento di poterle eh, smistare per tutti i luoghi europei. Oh, qui adesso noi vediamo alcune produzioni, no? Abbiamo queste, se le vuoi commentare velocemente. Sì, questi sono i nostri prodotti che importiamo dall'Ecuador, I nostri tropicali che importiamo dal Sud America, dal dei nostri prodotti dal Kenya, Nairobi, Rose, dalla Colombia, siamo presenti anche in Thailandia, in Sudafrica, in Malesia e questo è un prodotto tipico, qui rappresenta proprio il nostro imballo. Ma questo imballo lei mi ha detto che è stato brevettato. Che cosa ha brevettato esattamente? Eh, abbiamo brevettato. Um, Se notava nella prima diapositiva eh, c'erano degli imballi totalmente differenti, tanto che un pallet, il modo per trasportare la merce su camion, è in pallet. Siamo la torre di Pisa. Il nostro è perfetto. Ottimizziamo, cioè, ottimizziamo tutti gli spazi pagati. La nostra filosofia è non risparmiare, ma utilizzare tutto quello che si paga. L'ottimizzazione. Eh, abbiamo visto, eh, torniamo un attimo in studio. Eh, subì, eh, abbiamo visto un po' i paesi produttori. Abbiamo visto questo brevetto che è, un po', eh, eh, un po', è il punto di forza della vostra società, perché poi avete un fatturato particolarmente interessante. Se vorrà, poi ce lo dirà. Ma eh, soprattutto, una, una domanda molto importante: eh, come avviene praticamente l'acquisto e, la, e la vendita de, de, del prodotto reciso? Eh, semplicemente. Abbiamo creato uh, un software che è sul web, eh, non ha fisicamente un server solo è per la nostra azienda, ma tutti i produttori in modo contestuale che producono danno queste informazioni nel sistema e contestualmente i nostri clienti che sono grossisti in tutta Europa prelevano le informazioni unendo l'offerta e la domanda in tempo reale senza aver problemi di fusi orari di 6 ore in più o 6 ore in meno fra Sud America, Asia o addirittura 12 ore in avanti per la Nuova Zelanda, dove siamo anche presenti. Oh, lei ha parlato ovviamente di eh, distribuzione nell'ambito italiano e penso che comunque abbia anche delle mire espansionistiche, ma torniamo un attimo un po' ai produttori. Sì. Eh, ho notato che questi produttori sono in due fasce a nord e a sud. È uno spazio ben delimitato dal punto di vista geografico oppure è una casualità? No, non è una casualità. Il fiore ha bisogno di luce e calore. E in forma naturale troviamo luce e calore nelle fasce tropicali. Non a caso se guardiamo Chito è sulla fascia equatoriale. Nairobi è molto vicino alla fascia equatoriale, sì, così Bangkok. Il sì. La maggior parte delle produzioni. Quello che vede in alto vicino ai Stati Uniti è una produzione speciale che prendiamo nei confini fra il Canada e gli Stati Uniti, che è proprio un prodotto naturale, non è coltivato. Sono dei verdi naturali. Ho oh, un'ultima domanda dal punto di vista del lato dei produttori, ma come li ha trovati questi produttori? Eh, perché poi devono essere dei produttori che devono dialogare con lei, devono saper diciamo, utilizzare il, il web. Eh, ma io, io lì vedo che ci sono anche paesi fo dove forse è anche difficile avere la linea internet, o mi sbaglio. Sì, sì. Io ricordo i miei primi viaggi in Ecuador dove era difficile telefonare, ci sono le montagne di Cotopaxi o Cayambe che sono dei vulcani a circa due ore da Quito, eh, dove seriamente era difficile. Poi pian piano anche lì la tecnologia è arrivata e grazie a internet e con questo sistema web che noi abbiamo, perché è molto semplice da utilizzare, il minimalismo, molto molto semplice, siamo riusciti a permettere eh, a quasi tutti di utilizzare le informazioni via web. Ah, bene. Eh, siamo quasi in chiusura. Eh, quali sono i progetti della Barilli Flower Service per il futuro? Nel nostro, nel nostro marketing eh, uno dei fattori molto importanti è l'esclusività. Non vendiamo a tutti, ma scegliamo i nostri distributori eh, in ogni mercato all'ingrosso. Eh, oggi abbiamo coperto tutta la nazione italiana e siamo presenti anche in alcuni stati europei. L'obiettivo è di coprire tutta Europa, dal Portogallo fino ai confini con la Russia. Ho oh, una domanda che forse è scontata, ma è necessario fare: dove ha la sede legale eh, la Barile Flower Service? Messi. Terlizzi, la città dei fiori. Vabbè, è, ma andava fatta perché, ovviamente, ci sono anche altre cittadine del, o città della Puglia che possono essere un punto di riferimento per eh, i fiori. Ebbene, eh, siamo in chiusura, eh, signor Barile, vuole aggiungere qualcos'altro? Mi ripeto, ringrazio l'emittente per la possibilità di divulgare la nostra mission. Bene, è tutto per questa puntata di RIC, ricerca, innovazione e creatività nell'ambito di investimenti Basilea. Ringrazio voi che ci seguite da casa: il signor Nino Barile della Barile Flowers Service, eh, per la parte tecnica Giacomo, Mino e Marco, mentre per la regia Michele. E come sempre un saluto da Salvatore Barbato che vi dà appuntamento eh, domenica alle 19.25-19.30. Grazie a tutti. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊